Bentornati amici delle Bombe di Vlado sul nostro canale YouTube per la nostra rubrica Il Calciomercato con LBTV, sempre in mia compagnia ma non del nostro carissimo Conte Vlad. Oggi cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, se alcuni aggiornamenti, e cerchiamo di capire quali sono le novità più importanti della Premier League, che proprio oggi pomeriggio si è conclusa con l'ultimo giorno di mercato, un giorno molto, molto interessante perché si sono chiusi diversi affari proprio last minute, colpi last minute decisamente importanti. Partiamo però da alcune novità di mercato, perché proprio noi delle Bombe di Vlad abbiamo rilasciato un'esclusiva importante per quanto riguarda Usai, il terzino destro del Napoli. Aveva già chiarito insieme al suo agente che il suo futuro al Napoli non era nei suoi piani, quindi un suo addio era già praticamente stato dichiarato da tempo. Il suo procuratore ha fatto chiarezza sul futuro appunto dell'albanese, tra l'altro procuratore anche di Mario Rui, che però è stato dichiarato da Ancelotti a questo punto incedibile, nel senso che Ancelotti ha deciso di trattenerlo, mentre Usai a questo punto potrebbe lasciare il Napoli, perché l'acquisto di Di Lorenzo ha portato il Napoli ad avere un terzino di difesa in più. Napoli, che come sapete sta lavorando molto per James Rodriguez e per Lozano, e Usai era uno dei tre colpi insieme a Verdi e Unas che dovevano essere colpi ovviamente in uscita, che servivano appunto per cercare di fondare finalmente su James Rodriguez. Verdi, come vi abbiamo riportato in un'esclusiva, è vicinissimo al Torino. Accordo sulla base di 20 milioni di euro più il 15% sulla rivendita che andrà al Napoli. Quindi due tasselli, manca il terzo, che è appunto Ounas, sul giocatore, sull'ala francese, sull'ala algerina del Napoli. Ci sono alcuni club di Ligue 1, tra cui il Lille, c'è anche il Cagliari, che punterebbe al prestito per ottenere l'ala destra del Napoli, l'esterno d'attacco azzurro, che tra l'altro ha vinto anche la Coppa d'Africa proprio con l'Algeria. Ritornando però alla questione Usai, come sapete, Usai aveva su di lui gli interessi di Tottenham, Juventus e Roma. Juventus, che però ha chiuso la questione Danilo, il mercato in Premier è terminato proprio oggi, quindi al momento l'unica pista che resta viva per S di Usai è proprio quella della Roma. In esclusiva abbiamo detto che appunto il calciatore e il suo procuratore hanno trovato un accordo con il club giallorosso sulla base di 3 milioni di euro di ingaggio per ben 5 anni. Adesso toccherà alla Roma riuscire a trovare un accordo con il Napoli, che chiede 25 milioni di euro. I giallorossi sono disposti a metterne sul piatto solamente 18, ma probabilmente tramite alcuni bonus potrebbe arrivare finalmente questo accordo. Accordo che appunto serve al Napoli per chiudere per un'altra cessione e cercare, insieme ovviamente alle cessioni di Vinicius, di Rog e anche alle future di Verdi e molto probabilmente Ounas, cercare di affondare due colpi importanti che sono James Rodriguez e Lozano. Altra notizia importante di mercato, che appunto riguarda proprio un calciatore italiano, è quella di Mario Balotelli. Su di lui c'è l'interesse, il pressing del Flamengo, che vorrebbe portare il bomber italiano finalmente in Brasile. Ipotesi che stuzzica e non poco Mario Balotelli, sul quale però c'è anche l'Hellas Verona, che nella giornata di domani si è data la deadline per decidere se appunto continuare a trattare per cercare di acquistare Mario Balotelli, o se invece lasciare la presa. Su Mario Balotelli ricordiamo che c'era anche il Parma, ma alcuni dirigenti proprio dei crociati hanno dichiarato che l'ingaggio percepito dal ragazzo era troppo alto per le casse della squadra, della società. Quindi Mario Balotelli al Parma è ormai un'ipotesi remota. Altre notizie importanti: come ho detto appunto, oggi il mercato della Premier si è concluso, alcune squadre si sono rinforzate proprio nella giornata di oggi. Tra l'altro, notizia importante che riguarda anche la Serie A è l'acquisto da parte della Manchester City di João Cancelo, giocatore che è già stato presentato, mentre dalla Premier League alla Serie A c'è stato il passaggio ufficiale definitivo di Romelu Lukaku, che si è presentato finalmente con la maglia dell'Inter. Ufficialità tanto attesa: il bomber belga era arrivato a Malpensa poche ore fa, considerando comunque ore, ore e giorni, quindi quasi un giorno fa. E finalmente è stato ufficializzato nella giornata di oggi. Ma in Premier sono stati ufficializzati alcuni giocatori, tra cui
Ismail Assar che è passato al Watford, David Luiz che invece è passato all'Arsenal, all'Arsenal è passato anche Tierney, Praet della Sampdoria è passato all'Leicester, su lui c'era il pressing del Milan, desideratissimo tanto da Giampaolo, ma anche il forte interesse del Valencia, mentre Pavone è passato ai Los Angeles Galaxy, comunque notizia di mercato importante perché un giocatore giovane di grande prospettiva. Per quanto riguarda invece la Premier League, appunto l'Arsenal ovviamente aveva anche chiuso negli scorsi giorni per Nicolas Pepé, e adesso invece ha ufficializzato finalmente David Luiz e Tierney, due giocatori per la difesa molto importanti. Queste quindi notizie più importanti per quanto riguarda la Premier League, che le squadre sono rinforzate, ovviamente anche le ufficialità di Lo Celso al Tottenham, è andato anche Sessegnon al Tottenham, mentre Dybala non ha più trovato un accordo con il club londinese. Queste quindi sono le notizie più importanti di mercato e le notizie anche più importanti della giornata, sia in ottica con la speranza ufficialità per quanto riguarda Elsie di Usai e per quanto riguarda appunto Mario Balotelli, due trattative molto importanti che possono avere delle accelerate nei prossimi giorni o nelle prossime settimane. Il Napoli comunque deve tornare dalla tournée in America e poi riuscirà insomma a chiudere finalmente i propri affari anche per quanto riguarda il mercato in entrata. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani sempre al solito orario. Nel frattempo vi invito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare le notifiche per rimanere aggiornati sulle ultime novità di mercato. Vi invito a lasciare un like alla nostra pagina Facebook, a seguirci su Twitter, Instagram e su Telegram, dove riporteremo articolo per articolo. Noi però ci vediamo domani, sempre in mia compagnia, ma non del nostro carissimo Conte Vlad.